Buonasera a tutti, sono Umberto Guarini, presidente della Provata Vicenza, e volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti qui al secondo torneo dello Scalillo, che è nato con noi qui a Cesare, diciamo, questo torneo, e non a caso sono anche oggetto oggi di una ripresa con la RAI. E niente, io mi auguro che oltre, diciamo così, a prestare attenzione per una, come dire, un'attività che va scomparendo, diciamo, tutto quanto possa anche allietare, diciamo, il nostro tempo qui che trascorreremo insieme. Grazie, cedo la parola all'avvocato Mele, che leggerà il regolamento e probabilmente farà da speaker per questo torneo. Grazie a tutti, benvenuti di nuovo. Bravo! Bravo presidente, bravo. Buonasera a tutti. Raccolte le adesioni, procediamo alla lettura del bando che stabilisco dove si sono stabiliti i criteri per assegnare appunto il premio per il vincitore. In Eunte la primavera, o meglio inizio estate, perché quest'anno la Proloco ha iniziato un po' più tardi, nell'anno Domini 2009 l'Università di Cesa indice una gara per stabilire chi è il miglior portatore di Scalillo, di Vendemmia e di Asprinio. Terminata la lettura del bando, vi indico chi sono i componenti della giuria. Il presidente della giuria quest'anno è un illustre personaggio, l'avvocato Loreto Dello Vicario. Preghiamo il presidente della giuria di prendere posto. Gli altri componenti della giuria sono il signor Caputo, che ancora non è ancora arrivato, e il signor Saiocco Antonio, che preghiamo di accomodarsi. Procediamo all'inizio della gara con il primo partecipante, il signor Bortone Claudio. Un applauso di incoraggiamento. Spostatevi. Un applauso per il signor Bortone Claudio, che ha completato la metà del percorso. Un po' di tifo non farebbe male, perché è una prova molto molto difficile da sostenere. Sosteniamo il signor Bortone con un applauso, anche perché è il primo che ha inaugurato la gara. Ok, bravissimo il signor Bortone, che ha completato la sua prova. Il signor Di Spirito ha iniziato la sua prova. Un applauso anche a lui di incoraggiamento. Guarda!
come potete vedere la prova è molto molto faticosa, a differenza di quello che può sembrare per la lunghezza della scala. Quindi un grande applauso a chi partecipa, anche per il coraggio e per la forza soprattutto. Attenzione. Nel frattempo volevo solo ricordare che lo Scalillo, il torneo dello Scalillo, è una manifestazione, possiamo dire una gara che è stata brevettata dal Prologo di Cesa e che abbiamo avuto l'onore di esportare anche nei comuni limitrofi, tra cui Trento La Ducenta l'anno scorso. Infatti abbiamo gli esponenti della Prologo di Trento La Ducenta che ringraziamo per essere intervenuti oggi. Allora, signor Bortone Pietro dà inizio alla sua prova. Sosteniamo questi coraggiosi concorrenti perché non è facile partecipare a questa prova. La bellezza di questa prova è che la Prologo di Cesa sta riscoprendo le antiche tradizioni del nostro territorio, quindi dobbiamo essere contenti di questa manifestazione e di chi partecipa, perché grazie ai concorrenti possiamo tenere vive queste tradizioni. Grazie. Praticamente, non avendo l'università i soldi da pagare alle radio centrale, faceva carico ai cittadini delle tassazioni, dei balzelli su tutte le cose che venivano prodotte dalla terra. E nel caso, in questo documento che vi leggo, che è molto breve, non vi preoccupate, non sono tanti fogli, si parla anche del vino Asprinio, al quale certamente è collegato il fatto dello Scalillo. E allora dice questo documento: chi vende vino o paghi a creditori, paghi per botte di vino Asprinio Carlini 4 e per botte di vino russo paghi Carlini 3. Siamo al 1615, quindi 400 anni fa. Cioè, non solo era così faticosa la raccolta di quest'uva, ma poi ci stava anche questa tassa da pagare allo Stato centrale. Cosa? Idem chi vende vino Asprinio a minuto, paghi per botte di vino Asprinio Carlini 5 e per botte di vino russo Carlini 4. Idem, cioè la stessa cosa, per ogni botte di vino Asprinio che si beve, si paghi Carlini 4 e per botte di vino russo si paghi Carlini 3. Tanto chi lo fa nelle terre sue, quanto chi lo tiene in affitto, e così anche chi lo compra per bevere. E poi ci stanno tutte le altre cose, i maiali, i cereali, insomma, una buona botta tutti qua. Ecco, praticamente andiamo col ricordo a 400 anni fa, quando i nostri antenati non solo si dovevano sobbarcare a queste onerose fatiche della campagna, ma poi dovevano anche sborsare i soldi per tirare avanti. Vi ringrazio e buon lavoro.